Allora, continuiamo, sono le 22:10. È da parecchio non andiamo in diretta. Solitamente, ormai come sapete, l'avete capito, in diretta vanno soltanto forse il primo segmento di stasera, ma a volte con un accavallarsi di registrazione ci si intuisce. Stasera, appunto, è una di quelle. Per cui ci stiamo protraendo con la diretta. Apriamo una finestra su Mazzarrone. Diamo il benvenuto a Giovanni Picarella. Buonasera, grazie di Buonasera, essere qui con buonasera a noi. voi, grazie. Presidente pro tempore del Movimento Mazzarrone Bene Comune, già assessore al comune di Mazzarrone. Benvenuto a Salvatore Secolo, Buonasera. rappresentante sindacale del Movimento Braccianti, Casa del Popolo. Praticamente è il movimento dei forestali animato da Maurizio Grosso, diciamo, Sì. giusto? Perfetto, benvenuti, grazie di essere qui con noi. Allora, gli amici ci hanno chiesto di dare spazio per le tematiche che in questo momento sta vivendo, le difficoltà che in questo momento stanno vivendo alcuni segmenti della popolazione mazzarronese. Io direi, il professor Giovanni Picarella, vediamo un po' che ci fa un piccolo quadretto della situazione. Una delle acuticità, diciamo, di questo momento che sta vivendo la comunità mazzarronese è quello del trasporto degli alunni, per esempio, scolastici, il trasporto scolastico che ancora quest'anno non è garantito, così come è stato precedentemente dalla pubblica amministrazione, perché è in assenza di bilancio. Ecco, prego. Bene, vorrei subito partire. Innanzitutto la ringrazio per la disponibilità che ci sta offrendo questa sera per chiarire alcuni aspetti. Voglio partire subito da quello che è stata la sua ultima affermazione. Il trasporto praticamente dei pendolari non è stato deliberato dalla Giunta Comunale perché manca il bilancio. Beh, io credo che questa sia un'affermazione molto poco chiara e molto deludente nei confronti di una popolazione e di un'amministrazione che con 1.800 voti per 7 anni ha governato. Certo, dire semplicemente è colpa del Consiglio che non ha creato un bilancio è molto riduttivo. Io innanzitutto volevo fare un excursus, caro direttore, perché è opportuno che la gente e tutti devono sapere che ogni ente è governato da un regolamento. I regolamenti sono fatti per essere rispettati e nel regolamento di contabilità generale del Comune di Mazzarrone, l'articolo 13 cita che la Giunta Comunale, acquisiti praticamente gli strumenti tecnico-finanziari forniti dal Consiglio, procede ad stilare una bozza di bilancio. Bene, su questo punto è essenziale capire che questa amministrazione ha prodotto una bozza di bilancio sulla scorta degli strumenti tecnico-finanziari forniti dal Consiglio? Non credo. Non c'è una bozza. Quindi allora che significa? Significa che dal momento in cui il Consiglio il 30 aprile 2014 approva delle tariffe, anche se queste tariffe sono in diminuzione, la Giunta ne prende atto e porta al Consiglio un bilancio che deve essere congruo o meno congruo a seconda di quelle che sono le tariffe approvate dal Consiglio. Quindi che significa? Significa che un'amministrazione attenta comincia a stilare un bilancio e dice: sentite signori, cari consiglieri, io sulla scorta di quello che voi mi avete detto non sono riuscito ad produrre un bilancio che possa essere bilanciato, che non sfori il patto di stabilità e che possa assicurare i servizi. Questa giunta l'ha fatto? Non l'ha fatto. Questa giunta ha prodotto un bilancio non tenendo conto degli strumenti tecnico-finanziari forniti dal Consiglio e ha fatto praticamente un bilancio sulla scorta di quello che aveva prodotto gli anni precedenti. In un esempio molto pratico, se praticamente la moglie continua a spendere e il marito dice che ha 500 euro a disposizione, beh, si deve sempre adeguare a quelle che sono queste somme. Questo non è stato fatto. Quindi il sindaco che gioca ancora una volta su quello che è la dignità di ogni cittadino di Mazzarrone a dire il bilancio non è approvato e io non ti approvo la delibera, è solamente una barzelletta ridicola. Perché le questioni praticamente
praticamente politiche si possono risolvere altrove, ma un'amministrazione è stata eletta per prendersi delle responsabilità e le responsabilità vanno sostenute. La delibera per il trasporto innanzitutto alunni poteva essere fatta in qualunque modo, andando anche a citare un regolamento che dice per imminente disponibilità o per problemi che possono essere causati di ordine pubblico. Nel caso in cui, lei sa benissimo, si verificano eventi pericolosi o calamitosi, si sono fatte diverse delibere di impegni di queste somme urgenti. Sono fatti calamitosi. Sì, e questo è un evento dove c'è un ordine pubblico. Non credo. Un ordine pubblico, perché non mi pare che ci sia. Ma questa... lei, guardi, forse a Mazzatone nel momento in cui non c'è stata la manifestazione. Dai. No, le sto dicendo, nel momento in cui c'è stata la manifestazione da parte dei genitori, c'era anche ovviamente un problema di ordine pubblico, perché molte famiglie non sono riuscite a pagare questa retta. Ma al di là di questo evento e di questa praticamente continua vitificazione da parte del sindaco di non volere fare questa delibera, ci sono degli eventi importantissimi. Uno, che praticamente il Consiglio si era impegnato ad mettere nel capitolo quelle somme che peraltro sono state destinate dalla Regione Siciliana e sono a carattere vincolato. Tanto è vero che in questi giorni il progetto Mazzarrone, che è seduto e appartiene a quei cinque signori che rappresentano Paolo Saraceno, che sono al Consiglio Comunale. Sono Mazzarrone Bene Comune, no? No, questo rappresenta il progetto Mazzarrone. Quegli altri cinque signori che rappresentano Mazzarrone Bene Comune, rappresentati da Giuseppe Cavallo, hanno presentato una bozza di un maxi emendamento a quello che era una bozza di bilancio presentata da un'amministrazione che non ha ritenuto opportuno valutare gli strumenti tecnici finanziari forniti dal Consiglio. Ma mi scusi, io voglio fare una piccola domanda a lei, ma in questo caso chi lo doveva fare l'emendamento? L'amministrazione oppure i consiglieri? L'amministrazione ha il cuore praticamente di volere chiudere questo bilancio, perché non ha proposto nulla? Quindi a questo punto l'unico praticamente segmento politico che ha veramente a cuore il comune di Mazzarrone e quindi vuole chiudere questo bilancio è Mazzarrone Bene Comune, che ha presentato un emendamento con un maxi emendamento cercando di impostare un bilancio comunale che non sfori il patto di stabilità e che sia congruo per quelle che sono ovviamente le tematiche della politica. E sappiamo tutti che la politica è fatta di numeri e quando non ci sono i numeri non c'è più la stabilità. E un'amministrazione attenta a questo punto cosa dovrebbe fare? Nella nome e nella figura del sindaco deve prendere atto che non ha la maggioranza e ricercare, nel caso in cui lo voglia, il sostegno all'interno del Consiglio Comunale. Questo mi sembra che lui non l'ha fatto, questo mi sembra che lui invece l'ha snobbato e ha preso in giro i cittadini dicendo io la delibera ce l'ho qua ma non la firmo perché non c'è il bilancio, cosa del tutto ridicola, perché è vero oggi che nell'emendamento il ragioniere e il revisore contabile hanno affermato che ci sono 131.000 euro per quanto riguarda il trasporto pendolare. Quindi questo è un dato di fatto e deve prendere atto che giorno 3, quando ci sarà il Consiglio, queste cose verranno dette. Questa è la realtà che noi dobbiamo affermare, dobbiamo mettere in fila i passaggi che ognuno di noi deve vedere. E ci sono dei regolamenti che devono essere rispettati. Ma il maxi emendamento che è stato presentato per questo bilancio ha passato il vaglio degli uffici? Allora, le dico subito, il maxi emendamento ha passato... Cioè prima di approdare in consiglio deve passare il vaglio... Dal revisore contabile, dal ragioniere, perfetto. L'ufficio tecnico. Esattamente. Diciamo. Allora, tecnico amministrativo. Esattamente. L'emendamento... È stato votato? Sì o no? È stato varato. Quindi lo ritengono ammissibile. È stato ritenuto ammissibile. Quindi discutibile portare in consiglio. Perfetto. Con alcune modificazioni, perché...
Sulla scorta di valutazioni fatte da Mazzarrone Bene Comune, il ragioniere comunale si era sbagliato ad imputare delle determine su un bilancio 2013. Sulla scorta di questa valutazione, che il ragioniere ha detto che erroneamente aveva fatto questo piccolo errore, un capitolo che noi avevamo inserito deve essere rimodulato. Deve essere rimodulato, sarà rimodulato in consiglio comunale in presenza del revisore contabile, ma il maxi emendamento tiene perfettamente in linea quello che è il bilancio comunale. Quindi questo significa che qualcuno, quantomeno lungimirante, ha letto, ha visto che si può fare un bilancio e che sicuramente vuole chiudere il bilancio comunale. Questo mi sembra che non l'ha fatto né il sindaco né l'altra opposizione. Non sovvertiamo le cose, perché io poi, siccome non sono un amministrativista, però so un po' come si muove il provvedimento. C'è un bilancio predisposto all'amministrazione comunale. Sì. Questo va in consiglio comunale. A questo bilancio viene presentato un maxi emendamento dalla cosiddetta opposizione, non so quale. Il maxi emendamento, prima di essere vagliato dal Consiglio Comunale, passa alla visione per vedere se è ammissibile, se tecnicamente è valido, può essere discusso dagli organismi amministrativi. Giusto? Sì, sì, sì. Questo c'è stato l'ok di questi, quindi questo è maxi emendamento dovrebbe arrivare in consiglio quando è il prossimo giorno 3 penso, quindi si vedrà là che cosa succede, perché poi questo maxi emendamento dovrebbe essere vagliato dal consiglio e quindi, votato e dal quindi consiglio. A questo punto a parte l'inciso che le devo fare, che il bilancio praticamente presentato dalla Giunta non è un bilancio fattibile perché non ha tenuto conto degli strumenti finanziari. Sì, ma lasciamo stare questo, c'è un maxi emendamento. Chi lo deve votare? Allora io chiedo, chi lo deve votare? Il consiglio. Il consiglio è fatto da 5 rappresentanti di Mazzarrone Bene Comune. Chiedo scusa, Picarelli, non è che possiamo entrare dentro il consiglio. No, ma voglio... Il consiglio comunale di Mazzarrone in questo momento vede 5 consiglieri, sono 15 mi sì, pare, certo. No? Sono 5 canonicamente eletti per fare l'opposizione, che sono quelli di centrosinistra. Esattamente. Poi originariamente c'erano 10 consiglieri che dovevano sostenere la giunta. Che sono due cose diverse. Originariamente dovevano sostenere l'elezione del sindaco Enzo Giannotti. È successo che per quisquiglie o per problemi, che non voglio qui andare perché mi sembrerebbe di bassa lega, non siamo qui per questo. Questi 10 si sono divisi, 5 a favore ancora a sostegno del sindaco, così come l'elettorato gli ha dato il mandato, gli altri 5 invece hanno preso posizioni avverse. È come se in consiglio comunale a Mazzarrone ci fossero 3 gruppi consiliari, di cui uno l'altro l'ha abbandonato e il terzo. Ora non è che qui stasera possiamo dire quello che il Consiglio dovrà decidere eventualmente giorno 3, perché in politica, nei numeri, nell'amministrazione i numeri devono compaciare, perché 2 più 2 fa 4. In politica non si sa bene che cosa può succedere. Può succedere che in politica 2 più 2 fa 5 o 2 più 2 fa 3. Nella politica sì. Sì, ma mi perdoni. Perché la politica non è l'arte dei numeri, è l'arte dell'impossibile. Sì, ma mi perdoni, io posso esprimere il pensiero che posso dire di Mazzarrone Bene Comune, che voterà teoricamente non dovrebbe passare. No, vedi, è sbagliato questo. Io non ho detto questo. Io ho detto che siccome Mazzarrone Bene Comune ha presentato l'emendamento, sicuramente lo voterà. Certo. Ma i 5 di Mazzarrone Bene Comune. Ora a sto punto 5 non significa che passa il provvedimento. E infatti io le sto dicendo che in questa maggioranza frammentata stiamo facendo processo all'intenzione. No, nel modo più assoluto io sto dicendo potrebbe anche essere che gli altri 5 lo votino. Certamente, io sto dicendo in questo momento, ho posto una domanda alla quale non ho una risposta, però io ho detto, certamente Mazzarrone Bene Comune lo voterà perché l'ha portato. L'altro non si sa. L'altro non si sa. Basta, fermo.
Fermo là. Non possiamo dire niente. Possiamo dire tante cose. Non possiamo dire niente. No, perché il discorso di avere l'impegno di portare praticamente un maxi emendamento poteva essere anche dall'altro gruppo di maggioranza che voleva aggiustare un bilancio comunale. Ognuno si assume la responsabilità certo, di quello che ma fa. Ma sicuramente, infatti, noi la Bazzarrone Beno Comune ha presentato un maxi emendamento. Certo. Lei dice che praticamente è passato al vaglio degli uffici amministrativi, certo, il quale hanno reso. Hanno dichiarato che, che è indiscutibile che ci sono dei ritocchi perfettamente. Che, vabbè, voglio dire, che deve, può andare in consiglio comunale. Sì, sì, sì. Questo lo vedremo giorno 3, che è chiamato. Processo all'intenzione non lo possiamo fare. Teoricamente può passare, come non potrebbe neanche passare. Ma questo fermo è là. Il modo più assoluto, certo. Fermo là. Di più non possiamo dire. Secolo, Salvatore Secolo. Comunque la responsabilità di questo, di votare questo maxi emendamento, ce l'hanno pure il gruppo di Saraceno, la sinistra, perché quando hanno votato per abbassare il centro-sinistra. Ma loro hanno firmato questo maxi emendamento? No, secondo me hanno ne presenteranno un altro. Non l'hanno presentato. Secondo me hanno la responsabilità di buon senso, perché visto che hanno votato per abbassare le tasse al minimo, quindi ora devono, non tanto per la politica ma per il bene dei mazzarronesi, lo dovrebbero votare. Quindi il mio intervento questa sera è che visto queste diatribe che ci sono, questo teatrino politico che si è creato nel comune di Mazzarrone, a subire le conseguenze sono le fasce più ambienti, sono la scuola, sono gli anziani. Perché con questi piaceri che si sono passate l'amministrazione, il sindaco, colpevolizzandosi fra di loro, fra consiglio, fra amministrazione, che succede? Una delle cose è questo dei trasporti degli alunni, che addirittura siamo scesi in campo, abbiamo chiesto un consiglio straordinario aperto. L'avete fatto, mi pare. Sì, l'abbiamo fatto. E poi addirittura abbiamo fatto pure uno sciopero, davanti al comune, pregando il sindaco di volere prendersi questa responsabilità, anche perché gli altri comuni, la responsabilità almeno per la scuola di firmare un impegno di spesa, se lo sono prese tutti i comuni. Solo questa benedetta amministrazione di Mazzarrone non si vuole prendere più le responsabilità. Tenendo conto che paghiamo 170.000 euro di costo della politica, che sono i soldi che devoliamo agli amministratori e ai dirigenti, i quali non si prendono nessuna responsabilità, quindi non danno servizio e dovrebbero essere coscienti che si stanno prendendo dei soldi in debito, visto che non danno il servizio giusto. Quindi che cosa succede? La scuola ha i suoi problemi, gli anziani gli hanno tolto l'assistenza domiciliare e quindi l'hanno abbandonato. Le parrocchie ci dicono che ci sono persone a Mazzarrone che vanno a chiedere anche i soldi per il pane. L'amministrazione per aiutarle gli ha tagliato l'acqua e quindi chi non aveva il pane ora non c'ha neanche l'acqua. Cosa che questa qua il buonsenso dei mazzarronesi non le ha denunciate, perché non potevano neanche farlo questo. E allora a questo io mi riallaccio che la politica a Mazzarrone non fa il suo dovere. Sia la politica, io intendo anche per tutte e tre gruppi. Perché qua dovevano, prima di tagliare l'acqua e di prendere questi provvedimenti, dovevano cambiare il regolamento comunale, perché l'acqua è un diritto di prima necessità. Addirittura ci sono, ecco l'input perché il sindacato interviene. Interviene per sindacare i problemi che ci sono nelle fasce più ambienti, nei nostri cittadini. La gente ci viene all'ufficio e ci viene a chiedere aiuto. Ebbene, uno, per quello che si può interessare, sente che in consiglio comunale l'assessore all'agricoltura dice che a me l'importante è che io vendo bene l'uva, del resto non me ne interessa più di tanto. E quindi evviva i soldi che usciamo per l'assessore all'agricoltura. L'altro assessore, quello che si dovrebbe curare di questi problemi, addirittura gli ha detto alle mamme, dice, possiamo solo pregare. Lei si assume la responsabilità di tutto quello che sta riferendo? Certo, giusto? Mi assumo la responsabilità perché sono date di fatto.
In consiglio comunale pubblicamente l'assessore ha detto che ci interessa dell'uva, per ora non mi interessa di tutto il resto, l'importante è che si vende buono. L'altro assessore mi assume la responsabilità perché dice che noi possiamo solamente pregare. Il sindaco voleva, quando siamo andati là a fare il sit-in soprattutto per supplicarlo di un buon senso, addirittura voleva fare sciopero con noi contro il consiglio. E infatti abbiamo detto, guarda, siamo venuti a fare sciopero contro di lei, no contro il Consiglio. Quindi queste persone si stanno burlando anche dei cittadini, di noi stessi. Quindi il diritto di cittadinanza di Mazzarronese, cioè ce lo stanno violando, ci hanno violato il diritto allo studio, perché i ragazzi fino a 16 anni hanno l'obbligo di andare a scuola e siccome non abbiamo le scuole medie superiori a Mazzarrone, siamo obbligati ad uscire fuori e quindi qualche famiglia che ha due ragazzi a scuola è stata costretta a pagare un solo biglietto, uno non ce lo mandare e uno mandarcelo. Quindi e quando si è assente a queste piccole problemi, quindi il mio auspicio è che sia il sindaco che queste gruppe consigliare abbiano il buon senso di discutere, di portare avanti ormai questi 2 anni, perché penso che ormai anche se si farebbero elezioni e si discuterebbe la politica non si risolverebbero i problemi di Mazzarrone. Quindi il buon senso di votare questo bilancio o di fare il meglio possibile, di non litigare per cose personali e di svolgere le sue attività per come sono state elette. Per il bene della città. Per il bene della città. Ma arrivano degli sms, mi dicono che praticamente il parere è contrario per il maxiemendamento. Maxiemendamento dove si tagliano tutti i servizi sociali. E poi mi si dice, ma non so che cosa vuol dire, e allora il commissario. Allora, io... Che cosa sta succedendo? Però velocissimamente... Sì. No, a coloro i quali hanno praticamente scritto quell'SMS sicuramente non sono né... non hanno visto né attentamente le carte, non hanno parlato né con il ragioniere né sicuramente con gli organi che hanno prodotto quell'emendamento. Perché le dico subito che il ragioniere... sul maxi emendamento che abbiamo proposto aveva imputato delle somme riguardanti la nettezza urbana sul bilancio 2013. Sulla scorta di queste determine noi abbiamo preso delle somme che erano nel bilancio 2014 e le abbiamo inserite nell'emendamento. Quindi per questo motivo c'era una non congruità di situazioni. Il ragioniere giustamente ha detto, guardate, ho sbagliato, in consiglio comunale rivediamo questa cosa, siccome sono arrivate delle somme che sono delle addizionali, che sono praticamente dei trasferimenti, andranno a coprire quello che è questa deficienza. Quindi il discorso, ancora una volta, attestiamo che coloro i quali scrivono, spero che non siano dell'amministrazione, perché nel caso in cui fossero persone all'indendo all'amministrazione, non sono attenti a quelle che sono le problematiche del bilancio comunale, o quantomeno non sanno di che parlano. Perché caro dottore Cascino, le voglio dire un'altra cosa, un'amministrazione che sa che dal 30 aprile 2014 non ha gli strumenti finanziari per poter spendere, perché ha speso fino a settembre tutte le somme possibili e immaginabili? Perché? Un'amministrazione attenta avrebbe potuto dire, io in questo modo non posso andare avanti, devo cercare per forza i numeri in consiglio, perché questa è la politica. L'ha fatto? No. Quindi ripeto, non voglio io andare a quelli che sono i problemi che ci sono stati dietro, perché non mi interessa proprio, ma qui è dare dignità ai cittadini di Mazzarrone, non giocare sulla pelle dei cittadini, la politica si fa sui palchi, la politica si fa altrove. Oggi chi è praticamente amministratore ha la responsabilità di dare risposte alla propria comunità. Questo è quello che noi diciamo. Noi Mazzarrone Bene Comune siamo lì, vogliamo dare una risposta, vogliamo dare quello che i cittadini hanno bisogno e siamo pronti ad approvare un emendamento che è quello che noi abbiamo proposto. Mi arriva un altro SMS, ma credo che questo sia all'interno della macchina amministrativa. Sì. Il parere del revisore è contrario, mancano ancora
113.000 euro. E sono quelli che gli ha detto, perché infatti non hanno letto attentamente quello che il ragioniere ha scritto. Ma sono quindi, allora se è contrario non è ammissibile la discussione? No, è ammissibile perché il ragioniere... E poi questa cosa del commissario che cos'è? Chi è questo commissario? Non lo so, non ce n'è commissario nel Consiglio Comunale nel modo più assoluto, non credo. Nel momento in cui verrà nominato un commissario poi ne prenderemo atto, ma il commissario, questa è una burla proprio bella e buona, perché i tempi tecnici per nominare ovviamente un commissario sono quando il Consiglio non è più in grado di legiferare e quindi si nomina il commissario. Quindi questa è una burla più assoluta, e qualcuno che... Mi arriva ancora una cosa, è stato nominato commissario. E quando verrà il commissario ne prenderemo atto, spero che sono delle notizie importanti, così per dire, questo fa parte del poco buonsenso che c'è nella politica, perché la politica serve per parlare dei problemi, per risolverli. Ma questa è politica, questa è politica. Certo. No, la politica non dovrebbe essere per spasciare. Amico secolo, attenzione. Il qualunquismo sappiamo farlo tutti, voglio dire, qui stiamo parlando di cose sostanziali. No, un secondo. Stiamo parlando di cose sostanziali. Cioè stiamo parlando dello strumento amministrativo che consente di dare servizi alla cittadinanza. Non dobbiamo fare demagogie. Qui stiamo parlando, ci stiamo confrontando, certo, sugli strumenti. Quando in un comune manca lo strumento finanziario, il bilancio, è chiaro che l'amministrazione non può operare. Chiaro? Opera in dodicesimi, opera con tutte le difficoltà. Quindi stiamo parlando di questo, non stiamo parlando... Lasciamo perdere la demagogia, cosa e compagnia. Lasciamo perdere la demagogia, però siccome hanno avuto tutto il tempo... E il sindaco si ostiene che vuole il bilancio con tutte... Vabbè, voglio dire, mi sembra quindi, giusto, che praticamente i tempi, ci sono dei tempi tecnici. Il comune di Gran Michele, per esempio, ha esitato il bilancio soltanto l'altro ieri sera. Mi seguono? Il comune di Caltagirone, seppur con tutte le sue difficoltà, non sto qui a dire, però sì, sabato sera ha dovuto esitare un bilancio riequilibrato per 3 anni, ma tutti i comuni in questo momento si stanno districando per l'approvazione del bilancio perché stanno scadendo. Caro I termini erano il 30 novembre, sono mal errato, no? Caro dottore Cascino, le voglio ricordare una cosa, che coloro i quali hanno scritto queste cose sicuramente avranno notizie molto dentro all'amministrazione, ma qua le dico questo, l'anno scorso il bilancio è stato approvato il 18 di dicembre. Ma questo qui, no, sto parlando con un ex amministratore, certo, cioè a dire, il presidente Cuffaro aveva la buona abitudine di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre dell'anno che si chiudeva. Previsionale significa l'anno che viene. Certo. Ora invece, da quando non c'era più il presidente Cuffaro, ma il successivo, sono slittate all'anno successivo. Sono slittate sempre a fine anno. Perfetto. Cioè a fine 2014 ancora si stanno esitando i bilanci preventivi del 2014. E ancora e non è stato commissariato. Ma questo non è il comune di Mazzarrone, questo è la regione siciliana che ha fatto 4 bilanci, 4 ipotesi di bilancio e ancora si trova in mezzo al guado. Non so se perfettamente. Quindi non ci meravigliamo. No, ma convengo con quello che ha detto, visto che siamo in mezzo a quest'acqua, non ci dobbiamo. Perché praticamente l'anno scorso il bilancio è stato approvato il 18 dicembre e non c'è stato nessuno commissario. Quindi ora che il bilancio dovrebbe essere approvato giorno 3, già è stato nominato il commissario. Allora io queste cose qui... Se è stato nominato il commissario ci saranno delle ragioni. Certo, ma lo vedremo poi, vedremo quali sono le ragioni, perché queste cose qua, quando qualcuno verrà poi in consiglio, giustamente, visto che è stato nominato il commissario, in consiglio ci sarà questa nomina e questa lettera. Mi arriva un messaggio e mi stanno per dare il nome del commissario. Quando glielo aspettiamo, non lo so, subito. Ma questa è una notizia? Qui siamo, noi siamo subito, vediamo... Non sapevate niente di questa cosa, quindi sarà una cosa dell'ultima ora, diciamo. Può anche darsi che stamattina gli hanno comunicato questa cosa qua, non lo sappiamo. Quindi dal momento in cui il giorno 3 ci sarà questa nomina... Se c'è un commissario, il commissario solitamente cosa fa? Si insedia e investe e dà un ultimatum al Consiglio, certo, questo è successo qualche altra volta, dà per esempio 15 giorni, 30 giorni di tempo per esitare, se non lo esita si scioglie il Consiglio e il commissario assume tutti i poteri del Consiglio, questa è la storia. Il nome, in sostanza è questa, ma ripeto, io non credo che ci siano queste estreme. No, ma non nel modo più assoluto, perché è l'unica situazione per non, ripeto, da parte nostra c'è l'approvazione dell'emendamento, quindi una volta che noi ce l'approviamo qualcuno deve venire dietro ad approvare l'emendamento, perché altrimenti non avrà senso. Ma se non ci sono i numeri,
I numeri le dico che ci sono e ci saranno, perché su questa cosa che gli ho detto è certa, è sicura, non ci sono discussioni. Quindi il ragioniere ha per errore imputato delle somme su un bilancio 2013, per errore. Noi abbiamo visto queste delibere, abbiamo detto quindi le somme sono nel bilancio 2014, ci sono tutte. E allora cosa succede? Succede che, visto che c'era l'errore, abbiamo detto beh, ha fatto un errore, può anche darsi. E questa cosa qui come si aggiusta? Si aggiusta con delle somme che sono arrivate per addizionali e quant'altro, ci sono le somme e verrà aggiustato in questo modo. Quindi io credo che poi il buonsenso di chi sta là, di volere cercare di dare dignità alla gente di Mezzogiorno, c'è tutta. Io credo che la dignità manca forse a qualcuno che ancora pensa di amministrare senza avere i numeri. In politica per amministrare ci vogliono i numeri, questa è la realtà. Quindi, allora aspetteremo giorno 3 sicuramente il consiglio se voterà. D'altra parte ognuno fa la propria, certo, ognuno fa la propria parte, diciamo. Ognuno fa la propria parte e noi martedì, mercoledì quando sarà aspetteremo con ansia questo commissario in modo tale da vedere cosa verrà a dire, visto che praticamente tutte le iniziative e tutte le attività sono state gestite e date in tempi utili. Quando un'amministrazione produce un maxi emendamento, il maxi emendamento è oggetto... L'ha prodotto l'amministrazione, no, no, l'ha prodotto un gruppo. Il maxi emendamento è oggetto di discussione, quindi significa che se prima non arriva in consiglio comunale non c'è la discussione, come si fa a nominare un commissario il prima commissario della lo discussione? Lo nomina l'assessorato agli enti locali. Sì. Sulla scorta di determinazione, no, sulla scritta, scorta che il, non di sollecitazione, no, sulla scorta che il bilancio non viene fatto e sulla scorta di determinazioni, perfetto, di documenti, diciamo, perfetto. Quindi questo dobbiamo quindi vedere vuol dire questa situazione se qua. È stato nominato il commissario, se è stato nominato il commissario è solo esclusivamente perché sono stati prodotti dei documenti per cui l'assessorato regionale nomina il commissario. Guardi, io ho fatto qualora ho fatto allora l'assessore al bilancio. Allora, io dico una cosa, vedremo, visto che c'hanno questo documento, vedremo chi è il commissario. Io le dico e le posso confermare. Dottor che, Saieva. Non lo so, ripeto, quello che sarà, sarà appena arriverà il mercoledì, giorno 3 dicembre. Prenderà atto che c'è un maxi emendamento, si discuterà sulle maxi emendamento, poi se non si voterà il maxi emendamento, allora è un altro discorso. Ma nel caso in cui il maxi emendamento verrà letto, rivisto e approvato da però, qualcuno... Però da quello che mi scrivono praticamente alla nomina mi dicono di ieri. No, no, la ripeto, nomina di ieri, 26, sì. 26 novembre. Dottor Saiera, il maxi emendamento, ripeto, deve avere il vaglio degli uffici amministrativi. Sì, l'abbiamo detto. Mi si dice che gli organi amministrativi del comune non l'hanno reso ammissibile, non hanno visto l'ammissibilità. Ora mi dice lei che praticamente alcune sviste del segretario generale che sono state dallo stesso, dal ragioniere generale che sono state ammesse. Adesso là è un problema burocratico. Perfetto, un problema burocratico. Il problema può essere che insediato il commissario, il giorno 3 si va in consiglio, in consiglio viene presentato questo maxi emendamento con tutti gli aggiustamenti e i ravvedimenti del ragioniere generale, perché sì, di questo sì, mi pare che lei ha parlato, certo. Allora a quel punto va al vaglio del consiglio comunale, se il consiglio lo esita, viva Dio, se non lo esita, sarà nessuna che, svista sarà, del ragioniere sarà, generale sarà. E allora questa, se da sa che cosa no no allora facciamo una cosa, siccome questi signori che scrivono sicuramente allora non sanno leggere, allora con dati di fatto il ragioniere ha imputato delle determine sul bilancio 2013 che erano da a imputare sul bilancio 2014. Questa cosa è certa, tassativa, è inutile andare in consiglio comunale se loro hanno, no, mi scusi, se così si chiarirà comunque. Certo, in consiglio comunale, se questi signori, o nel caso in cui l'assessore al bilancio è così eloquente e sa di che cosa parliamo, porta questi dati che sto dicendo, se sono veritieri o non sono veritieri. Quindi carta si legge e quindi si può anche vedere, su questo non c'è discussione, non è che, ripeto, noi vogliamo dimostrare o non dobbiamo dimostrare, le carte sono scritte, sono là e chi ovviamente di dovere li prenderà e li farà rendere visibili o pubblici a tutta la popolazione. Ma il maxi emendamento porta il taglio di tutti i servizi sociali
Pensate che i cittadini saranno contenti di questo? Vabbè, si sta arrivando. Sì, ma il maxiemendamento ovviamente porta un quadramento di quello che è il bilancio. Se poi l'amministrazione comunale ha i numeri, fa il bilancio come crede. Ma la responsabilità di farsi un bilancio o di costituirlo a chi spetta? Allora a questo punto, ripeto, Mazzarone Bene Comune è l'unico organismo che ha prodotto un maxi emendamento, o quando la volontà ha espresso di chiudere un bilancio, è solo ed unica di questo gruppo consigliare? Ma ci sono, vediamo, altri gruppi consigliari? C'è questo, può darsi che sia pagliato. Quindi, allora, la somma è questa, devo chiudere, mi hanno fatto dalla regia che devo, necessariamente ci sono altri ospiti. E, giorno 3 c'è questo consiglio. Arriva notizia 3, 4, che è stato nominato il dottor Saieva. Dottor Saieva nella giornata di ieri, vabbè, voglio dire, quindi quando verrà ad insegnare, a dopodiché, se il maxi emendamento ha il vaglio, con l'errore più o meno fatto dal ragioniere generale, che sia o non sia, si verificherà il giorno 3, là sarà il banco di prova. Se questo maxi emendamento passerà e il consiglio lo vota, viva Dio, il commissario se ne torna a casa sua, qualora fosse stato eletto. In caso contrario, è chiaro, qualora fosse stato eletto il commissario, il Consiglio avrà certamente del tempo a disposizione, tempi molto risicati, per approvare il bilancio. In caso contrario, il Consiglio va a casa e i poteri passano per i prossimi due anni e mezzo, allora, tre anni, al commissario. Ma questo è solo la punta dell'iceberg, perché sicuramente lei sa benissimo che si chiuderà un capitolo che è quello attuale del bilancio di oggi, ma si aprirà la non amministrazione che succederà negli anni successivi. Vabbè, poi si vede l'altra storia. Questa è la, vedremo è la storia. Grazie a Salvatore Secolo, rappresentante sindacale del Movimento Braccianti, della Casa del Popolo, mi pare una cosa di Don Peppone. E grazie ancora a scusate un momento, grazie a Giovanni Picarella, presidente pro tempore di Mazzarone Bene Comune. Sapere che hanno tagliato, Secolo deve sapere che hanno tagliato 3.000 euro nella scuola, non so cos'è. Non apriamo la discussione. Basta. Grazie. Ci vediamo dopo giorno 3, vediamo un pochettino che cosa succede. Abbiamo assicurato il trasporto alunni. Grazie. Ci vediamo dopo. Pausa pubblicitaria, subito dopo. Lascio il microfono.